Come può una banca proteggere una rana in via di estinzione? O un supermercato favorire la resilienza delle foreste? Sembrano cose apparentemente prive di collegamento, ma non è così. Mi chiamo Alex e lavoro in Etifor, l'azienda che mette la natura al centro delle decisioni, ideando soluzioni basate sulla scienza. Per scoprire come cose apparentemente distanti hanno molto in comune, oggi vi parlerò di bioclima. Bioclima significa biodiversità e clima. È un'iniziativa di Regione Lombardia, Fondazione Cariplo ed Etifor, che mira a realizzare progetti a favore delle aree protette con un cofinanziamento pubblico-privato. Per capire come funziona e perché potrebbe essere interessante per la tua organizzazione, dividiamo Bioclima in tre fasi. Regione Lombardia ha stanziato 3,5 milioni di euro per i parchi naturali lombardi, per intervenire a sostegno della biodiversità e in contrasto alla crisi climatica. L'obiettivo è potenziare 16 habitat e tutelare 22 specie animali e vegetali, con ad esempio la creazione di aree umide e la rimozione di specie invasive. E noi di Etifor di cosa ci occupiamo? Forniamo supporto in fase di progettazione degli interventi, portiamo le foreste alla certificazione di gestione sostenibile FSC e misuriamo i servizi ecosistemici. Essi sono i benefici, anche economici, forniti dagli ecosistemi al genere umano, come la produzione di cibo e materie prime, di acqua potabile e l'assorbimento del carbonio atmosferico. La novità sta nel coinvolgimento diretto di imprese private e cittadini, che contribuiscono al restante 30% delle spese per gli interventi, rendendo Bioclima uno dei partenariati pubblico-privati più interessanti a livello europeo per la tutela degli ecosistemi naturali. E come lo facciamo? Ricerchiamo e supportiamo aziende interessate ad investire nel ripristino e conservazione della natura, garantendone la giusta visibilità attraverso la nostra piattaforma, Wow Nature. In sintesi, con Bioclima si migliorano gli ecosistemi a vantaggio di chi vive e lavora nel territorio. Si crea dialogo e collaborazione tra enti pubblici e privati e si aumenta la visibilità delle aziende che contribuiscono al progetto. Quindi, come vedi, una banca può effettivamente proteggere una rana in via di estinzione. E un supermercato favorire la resilienza delle foreste. Abbiamo visto con i nostri occhi che la cura degli spazi naturali può nascere e durare nel tempo, grazie alla collaborazione di tutti, enti pubblici e soggetti privati. E immaginiamo di estendere il modello Bioclima ovunque sia possibile, anche grazie a voi.